Allora, iniziamo questa intervista e ti farò alcune domande che riguardano la tua vita e devono emergere, diciamo, i ricordi di infanzia, anche legati, soprattutto legati ai consumi. E partiamo con la tua presentazione. Presentati. Sono Stefania Gossinelli, ho 52 anni, sono la mamma e sono originaria di Arezzo e abito a Firenze da 24 anni. Ok, e i nonni, diciamo, i tuoi genitori, che lavoro facevano? Il mio babbo lavorava in un ingrosso di generi alimentari, faceva le consegne, viaggiava e lavorava anche in magazzino, successivamente ha lavorato più in magazzino. E mia mamma lavorava alla Lebole, che era una grossa fabbrica dove producevano vestiti, abiti da uomo soprattutto. Abiti da uomo, ok. E quindi diciamo molto legata anche al lavoro del nonno, di tuo babbo, potrei chiederti, cioè, dove venivano acquistati i generi alimentari quando eri piccola, quello che ti ricordi, insomma, cioè. Sfruttavate anche questo fatto, il lavoro del nonno o. Sì, allora, i generi alimentari venivano acquistati nelle botteghe. C'era la macelleria, il fruttivendolo, la bo classica bottega dove venivano venduti i generi alimentari. Certo. E il fornaio che veniva a consegnare il pane a domicilio con un furgoncino. Aveva pane, schiacciate, pastine da forno, insomma. E Dove veniva presa abitualmente? dove venivano presi? Sì, noi il pane lo prendevamo Tutti i lì. Tutti giorni a questo furgoncino? i giorni veniva, suonava Sotto casa? sotto casa, sì. E poi non è che cambiava tanto rispetto ad ora, salvo che veniva acquistato ogni cosa nella sua bottega. C'era il pollaiolo dove si comprava la polleria, c'era, vabbè, Fruttivendolo. il fruttivendolo, sì, questi ancora, però pollaioli io non ne vedo, cioè ora non. Addirittura quando ero piccolina piccolina, il latte ci veniva portato, ci veniva portato a casa non mi ricordo chi, ma insomma avevano le mucche e ci portavano il latte appena munto. Poi non so se fu Buono, vietato, buono. non mi ricordo, ero veramente piccola perché poi smisero. Doveva essere bollito rispetto a quello di ora. E quindi questo insomma, per quanto riguarda i generi alimentari, quindi singole botteghe, e erano presenti degli alimenti anche in tavola che non venivano mangiati abitualmente o con parsimonia, oppure. In casa si mangiava di tutto, anche carne, pesce. Allora, in casa si mangiava di tutto, non c'era l'abitudine di mangiare pesce in casa mia, penso più per una questione di abitudine. Carne se ne mangiava forse più di ora perché il secondo piatto di carne a pranzo c'era sempre, veniva fatto sempre cucinato. E, cioè, per andare a fare la spesa o comunque per andare a comprare qualcosa, venivi incaricata te anche fin da piccola oppure se ne occupava la mamma o. Sì, venivo spesso incaricata. A parte il pane che era facile, scendevo, ma anche andare a comprare le cose giornaliere, perché la spesa veniva fatta giorno per giorno, quindi non c'era il carrello da riempire, cosa che non potresti mai far fare a una bambina di 7-8 anni. Io venivo mandata spesso a comprare sia i generi alimentari tipo affettati, insomma, dalla bottega,
o in macelleria, meno spesso mi ricordo. Fruttivendolo, non che non ci andassi, però me lo ricordo vagamente di esserci andata, forse ci pensavano più i miei genitori, ma Ho capito. macelleria o alla bottega spesso, sì. E, cioè, ti venivano dati magari soldi anche per comprarti, che so, un dolcetto, una caramella, o cioè, con le lire, Quando andavo alla bottega sì, ma non come, cioè, non chissà che mi veniva dato, mi pare di ricordare 15 lire per comprare un chewing gum, un affare enorme rosa. ti ricordi il nome? No, non posso ricordare il nome. Non so nemmeno se ce l'aveva, però, cioè, dopo vennero i famosi Big Bubble, non so se ci sono ancora, sì. Sì, penso di sì. Che facevano queste bolle, però non parlo di quelli, erano tipo una tavoletta, tipo un mattoncino, bello grosso, e costava tipo 10-15 lire. Questo era quanto c'era per me nella spesa. Ok, vabbè, però. E invece per quanto riguarda una colazione tipica che facevi o la colazione preferita, insomma, come primo pasto della giornata? Ma era tipo quella di ora, latte, biscotti. Pastine o merendine? Ma erano presenti oppure non erano date gradite? Forse non erano proprio presenti, non c'era tutta questa vasta gamma di pastine che ci sono Ma ora. alcune magari anche presenti ancora oggi? Allora c'erano, a me piacevano delle pastine che si assomigliano ai plum cake, però roba semplice, tipo Fiesta, Girella, che c'erano allora come ora, non mi piacevano tanto, quindi può darsi che noi le mangiavo per quello, poi non è che mi ricordo. Facevamo molti dolci casalinghi, quello sì. Quindi più che altro mangiamo quelli, difficilmente Cioè si non c'era comprano bisogno delle di andare in pastine. pasticceria a comprarlo, ma magari più farlo a casa. Ma in pasticceria ci si andava per qualche occasione, non si andava in pasticceria per tutte le domeniche. Sì, oddio, anche. Un po' sì, ora che ci ripenso, quando si usciva dalla messa si andava in pasticceria a comprare, mi piacevano gli spumini quando ero piccina. E se no si facevano i dolci in casa, che tra l'altro li facevo anche io, che c'era una pubblicità che mi piaceva del lievito Bertolini, una certa Maria Rosa, avevo il libricino con le ricette. E le E le facevi? rifacevo, sì. Era Era una pubblicità questa? Ho una pubblicità, sì, era una pubblicità. capito. E invece per quanto riguarda i supermercati, quando compaiono ad Arezzo per la prima volta? Allora, un supermercato io l'ho sempre visto. Era in Cioè, da quando sei centro, nata? sì, da che mi ricordo, sì, si chiamava Santa Prisca e l'ho sempre visto, però non ci andavamo spesso, forse era anche scomodo per noi. Il primo abbozzo di supermercato che io mi ricordi era lo spaccio della Lebole, dove lavorava la mia mamma. Fu messo su una specie di kraal, quindi Kral. sì, mi pare sì, era come un'associazione, in pratica acquistavano tanta roba, quindi potevano venderla ad un prezzo
più basso rispetto a quello che erano i prezzi delle botteghe. Ecco, e poi mi ricordo che c'erano, mi avevi chiesto della colazione lì, perché a me piacevano, anche quando ero grandicella, mi piacevano i biscotti Nipiol, biscotti non ho presente, tipo Plasmon. Ah, ok. E li vendevano in grandi sacchi ed erano biscotti rotti, quindi probabilmente costavano meno, e si compravano questi biscotti zuppati nel latte, poi. Sì, sì, facevano una specie di pappone. E insomma, c'era, insomma, vendevano grosso modo quello che si può trovare al supermercato. Questo più o meno alla sua età, di posto molto più alla buona. Bah, secondo me ero già grandicella, oltre 10 anni, sui 10 anni, dopo i 10 anni. Poi comunque a volte mi portavano anche a fare la spesa, tra virgolette, dove lavorava il mio babbo. Lavorava in un ingrosso di generi alimentari, abbastanza grosso all'epoca, si chiamava Cons. Adesso è chiuso perché ovviamente è stato soppiantato dai supermercati. E c'era appunto, è tipo Metro. Non so se sei mai stata alla Metro. Sì, forse non ci siamo. Sì, 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 ho presente. Tipo alla Metro c'era, vendevano le cose a scatoloni, sì, in grandi quantità, non esposti al pubblico, dovevi sapere quello che prendevi, però ecco, se prendevi un pacco di la pasta Barilla, dovevi prenderne tutta la scatola. A volte si faceva lì delle cose, le cose che ovviamente non andavano male. Grosso si prendeva anche lì, lo prendeva anche ma lì. Ti ricordi più o meno quando ha chiuso il... Ma non ha chiuso molto tempo fa, sai? Ah, quindi pochi comunque ha resistito. Ha resistito, si è molto ridimensionato negli anni. Certo. Allora, per quanto riguarda il supermercato, erano presenti... cioè quando fiorirono i primi supermercati ad Arezzo, era presente magari un certo pregiudizio o c'era anche, che so, un'euforia di questo nuovo modo di fare la spesa? Allora, pregiudizio non ne sentivo nella mia famiglia, di sicuro veniva percepito come un luogo dove si va per risparmiare, per trovare più di un articolo, ma per risparmiare. Cioè, non si comprava, per risparmio. Sì, principalmente sì, non si comprava tutto, la carne continuavano a comprarla in macelleria, però per il resto andavano lì, di sicuro era visto da alcuni operanti nel settore, il pregiudizio era soprattutto in chi temeva di chiudere. Cioè c'era già questa paura fin da subito oppure più in là, diciamo, cioè quando nacquero i supermercati subito magari le botteghe iniziavano a temere di poter chiudere o magari questa paura si vede con il tempo? Secondo me fin da subito, ora io non avevo grossi contatti o ricordi con qualcuno che può avermi trasmesso questa paura, però quando ad esempio aprì l'Ipercop, lì ero già grande, avevo già una ventina d'anni e da parte di alcune persone che avevano un'attività, vendevano elettrodomestici, piccole botteghe di elettrodomestici, temevano di chiudere, poi hanno poi anche chiuso perché non potevano competere.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, appunto, visto che avevi citato, in cucina, ad esempio, erano presenti gli elettrodomestici che vediamo noi oggi nelle nostre cucine, quindi frigo, Non avevamo la lavastoviglie. lavastoviglie, e quando è stata comprata? La lavastoviglie? Ma io quando sono andata via di casa la lavastoviglie Ancora non non c'era ancora. c'era, quindi all'età di... L'ha comprata il nonno, poi quando ha rifatto la cucina l'ha comprata. Quindi quanto sarà? Una ventina, 22 anni fa, 20 anni fa. Mentre comunque frigo e forno erano presenti fin da quando Eh sei sì, nata. eh E invece la lavatrice? sì. Anche la lavatrice, che io mi ricordi, poi. Oddio, Ma il forno però lo avevamo a gas, mi pare, il primo. Mi ricordo un forno, una cucina che non era. Vagamente me la ricordo. questo più o meno all'età di... All'età di 5-6 anni circa, poi dopo perché non c'era il metano, non c'era, non avevamo il metano in casa, quindi avevamo la bombola del gas. Sì, quindi c'era un forno. Il forno però probabilmente era alimentato sempre a corrente, la bombola del gas serviva per i Ho fornelli. capito. E invece, cioè, diciamo anche fra i tuoi compagni a scuola o che conoscevi, tutti comunque in casa avevano questi elettrodomestici, bene o Ma male. Sì. sì, assolutamente. Poi, ora io non conoscevo nessuno che non li avesse, ma potevano essere casi limite, Ah, frigorifero ok. e L'avevano forno solo. ce l'avevamo anche noi. Ok. E per quanto riguarda invece la televisione, quando sei nata era già presente a In casa, bianco in e nero. bianco e nero, e a colori all'età di... Ah, ero grandina ai colori quando si comprò. Boh, avrò avuto 12 anni. Ah, ok. Ma la televisione dove era collocata in casa? E ce n'era solo una o più di una? Allora, la televisione ne avevamo una dove era. Quando c'era quella in bianco e nero, io non me lo ricordo dove era, forse era in cucina. Quando c'era quella colori sicuramente era in cucina. Quando comprammo quella colori, quella in bianco e nero finì in sala, quindi a quel punto ne avevamo due, però una in bianco e nero. E quando ne avevamo una sola, forse la comprammo prima quella colori, di 12 anni, perché me la ricordo, cioè non mi ricordo tanto di aver visto la televisione in bianco e nero. Ho capito. Mi dispiace, ho pochi ricordi. E invece in televisione, lo guardavi Carosello? Sì, ecco, allora era in cucina, ora mi ricordo, Capisco. associandola a E cosa ti Carosello, ricordi, sì. insomma, Mi di... ricordo la sigla, mi ricordo alcune pubblicità, Come faceva? mi ricordo la pubblicità di Carmencita, della macchinetta del caffè. Mi ricordo la pubblicità del caffè Paulista, mi piaceva un monte. Poi cosa mi ricordo? Mi ricordo la pubblicità del Biopresto, ma forse non era già più su Ma Carosello, c'era qualche personaggio tuo quell'altro. preferito oppure... Ma erano carine, c'era la pubblicità dei formaggini. Dei formaggini, c'era questa Susanna, era un personaggio dei formaggini, poi c'era. Lo guardavate tutti insieme in casa? Era un momento dove eravate riuniti?
oppure magari no. Sai, i programmi non è che, a parte il telecomando non c'era nemmeno, c'era Rai 1, Rai 2, quindi c'era quello. Nel senso era un momento in cui tutta la famiglia era riunita, Sì, oppure sì. era un momento, lo facevano all'8:30, quindi sicuramente tutta la famiglia era riunita. Ok, ho capito. Quando eri piccola cosa guardavi in televisione? Allora, in televisione si guardavano cartoni animati quando ero piccola, qualche telefilm. La televisione non si guardava innanzitutto tutto il giorno, perché di canali ce n'erano due e telefilm o cartoni animati c'erano nelle ore serali. Nelle ore serali, mi sembra intorno alle 5, facevano i cartoni. Poi c'era qualche telefilm. Cosa guardavo? Di cartoni animati, c'era Heidi, Candy, era. No, Heidi sì. Vai, sì. E Invece di telefilm. poi di telefilm Happy Days, poi c'erano dei film, dei telefilm per bambini che si chiamavano Le simpatiche canaglie, che mi piacevano tanto. Poi c'erano dei film di Stanlio Olio, dei film corti, cortometraggi, che erano comici. Poi, e anche Ridolini si guardava. Cosa? Te non lo conosci, No. vero? Erano dei film muti, in bianco e nero, molto vecchi, degli sketch comici, diciamo. Ho capito. E invece tipo quizzettoni che venivano fatti alla TV, li guardavi, ti piacevano? Allora, c'era il quiz, mi pare ci fosse il giovedì, se non mi sbaglio. Il giovedì sera, all'8:30, iniziava lo spettacolo serale, quello che ora inizia alle 9:30. E c'era il famoso Mike, buongiorno. Però questo era un programma quando ero piccola che magari guardavano a casa mia, piaceva alla mia nonna, e quindi io sì, lo guardavo. Non so quanto fossi appassionata, i quiz erano molto difficili, non E quando eri più erano. grande, era abitudine guardarli o no? No, Perché non erano a te graditi? sì, cioè io non li guardavo. Poi in famiglia può darsi che avessero continuato a guardarli, però io mi ricordo che non li guardavo. E invece per quanto riguarda il telefono, quando è stato acquistato il primo telefono fisso in casa? È stato acquistato, quanti anni avevo? Sì, più o meno, se ti ricordi. Boh, da 5 a 10. E già che modello era, come funzionava? Era grigio, aveva una rondella Ma con ti i ricordi la numeri, marca? la marca erano tutti quelli della SIP, Ah, ok. ce li davano, era la compagnia telefonica, l'unica Sì, sì, compagnia sì, sì. telefonica che forniva anche il telefono, veniva ad attaccartelo, faceva probabilmente l'impianto e ti metteva e ti dava questo telefono in dotazione, probabilmente si pagava nel canone un affitto, un po' come ora. Ok, ho capito. E come funzionava? Cioè anche per le tariffe, i costi era diverso rispetto ad adesso, no? Sì, sicuramente era più caro. Andava a scatti, praticamente, quindi andava a tempo. C'erano le telefonate urbane, interurbane, e le telefonate interurbane costavano di più,
Ma per interurbana si intendeva anche una chiamata fuori comune. Ah, capito. Mentre le chiamate, ma questo fino a pochi anni fa, le chiamate all'interno del tuo, nemmeno comune, della provincia probabilmente, si facevano senza prefisso. Se te eri a Firenze, chiamavi Firenze, non facevi 055, Ah, ok. Ma lo utilizzavi spesso? Cioè, durante la giornata ti capitava di utilizzarlo spesso? Magari era una cosa che si cercava di utilizzare con parsimonia per il costo che aveva? sì, si cercava di utilizzarlo con parsimonia. Veniva, sicuramente è stato acquistato per comunicazioni di servizio, cioè, o per sentirsi, sì, però non si telefonava spesso. Io lo usavo ovviamente, avendo anche quando ero un pochettino più grandicella, magari stavo al telefono con le mie amiche anche Più del dovuto. più del dovuto, sì, più del dovuto, e a volte mi brontolavano, anche se poi io dicevo, ma è una telefonata, appunto, come ti dicevo, urbana, quindi all'interno della stessa città la telefonata costava solo uno scatto che era pari a 200 lire. E quindi che io ci stessi un'ora o 5 minuti Era era sempre, sempre lo ho stesso costo, ma io capito. non ci potevo stare tanto anche per un altro motivo, perché per risparmiare avevano messo miei genitori il telefono insieme agli inquilini del piano di sotto, quindi il famoso duplex, famoso, forse tu non sai neanche che cos'è, però credo che da una stessa linea telefonica riuscissero poi a duplicare due numeri, però Ok, quando la linea veniva occupata da da uno, uno l'altro l'altro non poteva non. chiamare. Ah, ok. Quindi un po' anche per Per educazione, rispetto, per certo. rispetto, esortavano a non abusare del telefono. Ha capito. E invece per quanto riguarda la casa, cioè, ti ricordi anche l'arredamento, se nelle mura erano presenti foto o alle pareti magari era appeso qualcosa di particolare, foto di famiglia, Qualche foto di famiglia, qualche qualche quadro. quadro, niente di. Molti dei quadri che erano presenti ci sono tuttora a Quindi casa, l'ho vista quindi anch'io. sì, le foto magari sono cambiate, però. E invece in casa avevi una sua camera personale o condivisa? No, dividevo la camera con la mia sorella. E ti ricordi com'era arredata? Sì, Com'era arredata? in maniera semplice, come una cameretta da ragazzi, aveva l'armadio, due lettini, una scrivania e una libreria. E in casa erano presenti tanti libri a parte nella libreria di camera oppure no? Allora, libri dei miei genitori, no. Non tanti, qualcosa, ma non erano dei grandi lettori. Io avevo i miei libri da bambina, qualche libro regalato per qualche compleanno, non c'era grande abitudine di regalarmi tanti libri da parte dei miei genitori. No. Te ne ho comprati di più, di sicuro. Avevamo però nella libreria di sala, avevamo l'enciclopedia,
che fu comprata, ecco, questo grosso investimento che fecero i miei genitori perché costava tanto, costava veramente tanto questa enciclopedia. Cioè, per dare un'idea quanto, tipo. Rispetto ad ora, io credo roba paragonabile, forse anche a tre stipendi, E c'era un po' ma di forse tutto. anche di più, perché sì, c'era un po' di tutto, perché poi mi ricordo quando fu comprata che il venditore spingeva a prendere, comunque ne avevano diversi tipi, quella più completa, migliore, più... e sembrava... Era un investimento di comprarla buona, perché tanto se la compravi più scarsa poi non serviva a niente. Quindi insomma sì, c'era questa famosa enciclopedia. Devo dire anche un po', io ho utilizzato per fare le In ricerche. scuola. Sì, ci davano da fare delle ricerche, io lo utilizzavo, andavo anche in biblioteca perché non bastava una, però devo dire che è un po' come ora si va a cercare le cose su internet, era un'enciclopedia alfabetica, cioè in ordine alfabetico, e dava un'idea Su parecchi argomenti, su insomma. parecchi argomenti, diciamo, su. Mi dicevi in camera avevi un armadio tutto tuo o lo dividevi con la Eh sorella? certo, dividevo con la Quindi, mia sorella. ok. E naturalmente appunto erano presenti dentro vestiti e cioè ne avevi tanti come quantità? No, no. Quanti miei? No, non credo. Erano cioè vestiti acquistati in negozio oppure più vestiti magari cuciti direttamente in casa? Qual era l'abitudine? Allora, mia mamma cuciva, quindi si divertiva anche, cioè si divertiva, aveva poi il suo riscontro, però ci cuciva anche diverse cose. Un po' ce le faceva lei, un po' si compravano. E ti ricordi qualche negozio in cui andavi? Sì. Me li ricordo grosso modo Sempre ad tutti. Arezzo? Sì, certo. Non è che se veniva a Firenze a fare shopping. E ti ricordi i nomi? Allora, c'era un negozietto vicino casa che si chiamava con il nome della proprietaria, che si chiamava Bettina, quindi si va La dalla Bettina. Bettina, una. Io sempre di Stavecchia, considera che poi ha chiuso, poi ha riaperto l'attività, non ce la faceva rimanere lontano, fino a che penso è vissuta, ha tenuto aperto. Ed era una specie di merceria dove aveva tutto, tutto anche vestitini o magliettine, non è che avesse Non grandi. capito. Grandi vestiti, però roba di maglieria, spesso si andava lì. E invece la tua mamma cosa ti cuciva prevalentemente? Più magari vestitini o un po' di tutto? Cappotti, gonne, ecco, poi magari la maglia si comprava da Ah, ho prestatine, pure se capito. c'era da comprare qualcosa anche un pochettino più carino. Mi ricordo anche qualche negozio del centro Cioè, dove in quel dove caso si erano presenti andava. delle Marche? Allora, sì, le Marche, fino quando iniziai ad andare alle medie, Quindi 12 anni. interessarmi anche alle Marche, ma un
po' come accade ora. Certo, ma ti ricordi qualche marca? Qualche nome di qualche marca? Ma sì, ma sono le stesse, eh. C'è la Levis, Roy Rogers. Roy Rogers era un pelino sotto la Levis al tempo, ora forse costa di più. Ah. E poi cos'altro? Questo di marche. C'era Fiorucci, che c'è ancora, però allora era molto di moda per le ragazzine. E invece per quanto riguarda che so, cioè tipo delle mode come vestiario, ad esempio da appunto verso i 10-11 anni c'era magari, che so, una felpa che andava di moda e che mettevano tutti, o un vestito. I golfini di Lacri a collo alto, bruttissimi, li avevano tutti rosa o celeste. Ah, in base... No, non so, in base, penso che erano solo per femmine, spero. Ah, ok. Allora, quindi fino adesso mi hai detto che comunque erano presenti negozi, alcuni negozi in cui andavi ad acquistare, e erano presenti dei luoghi con più, dove potevi trovare più negozi all'interno, quindi anche dei centri commerciali, o ti ricordi quando hai visto il tuo primo centro commerciale? Per centro commerciale intendi qualcosa tipo i Gigli? Sì. No. Allora, non... centri commerciali del genere non esistevano. Non esistevano. Diciamo, ovviamente nel tuo primo periodo di vita? Sì, no. Finché ero bambina, no. No. Centri commerciali... del genere forse non ci sono nemmeno ora, perché c'è comunque Arezzo è una piccola città dove c'è un centro storico e i grossi negozi sono soprattutto lì, grossi negozi, non grossi negozi intesi come grandi negozi, però il grosso dei negozi si trova lì, e quindi è inteso quello come centro dove uno faceva gli acquisti. Mancavano anche le grosse catene dove si potevano comprare parli di abbigliamento, sì. Articoli di abbigliamento, anche tipo Zara, per esempio, non esisteva, no? Cioè c'era, si trovava di tutto, c'era il negozietto che magari vendeva le scarpe, poi c'era un altro negozietto che era specializzato per abbigliamento sportivo, però anche come negozi di sport che vendevano articoli di sportivi non erano strutturati come quelli di oggi, erano molto più piccini. Certo. Ti ricordi quando hai visto per la prima volta un centro commerciale? Un centro commerciale simile a quelli che ci sono adesso, l'ho visto per la prima volta quando ero in America. Mm-hmm. E c'ero stata portata dalla famiglia che mi ospitava. Eravamo in gita con la scuola, uno scambio culturale, e quindi eravamo ospitati nella famiglia dello studente, della studentessa che ci ospitava, no? E una domenica mi portarono in gita in questo centro commerciale. Una gita domenicale? Una gita domenicale, sì, mangiare hamburger tipo McDonald's e questo centro commerciale. Si ti ricordi com'era la gioia? Ti ricordi com'era fatto? Sì,
era in mezzo a niente. C'era questo stabile, questo centro dove c'era un corridoio e tutti i negozi. Certo. Niente di particolare, niente di particolarmente bello. E quando sei stata in America, è stata la prima volta che hai preso l'aereo? No, l'aereo l'avevo preso anche l'anno prima per andare in Inghilterra. Ah. In Inghilterra ero andata in estate per una vacanza studio. Ok, ho capito. E invece, sempre per quanto riguarda il viaggio in America, ti ricordi un po', le aspettative che avevate, se eravate euforici, oppure ti ricordi, i tuoi parenti, anche quelli più anziani, cosa pensavano del fatto che andavi per la prima volta in America? Beh, allora, le aspettative ovviamente erano alte, eravamo euforici, sì, ragazzi che alle scuole superiori vengono comunque portati a fare un viaggio importante, eravamo euforici, Certo. assolutamente. Poi era anche una gita lunga perché siamo stati via, mi sembra, sui 25 giorni, quindi tanto lunga. In casa erano contenti, viaggi così in casa mia non se ne erano mai fatti, nessuno li ha mai fatti, erano tutti molto anche contenti, la mia mamma mi comprò una macchina fotografica nuova, anche abbastanza buonetta per il Costosa, periodo, insomma. abbastanza. E poi ci rimasi anche male perché quando arrivai lì, cioè nei negozi a New York, la trovai identica e costava esattamente la metà. Eh sì, costavano molto meno gli oggetti di elettronica prima in America rispetto a E hai qua. nominato New York, quindi sei stata solo a New York oppure, dato che comunque è stata una gita di 25 giorni, è stata strutturata magari in vari luoghi? Allora, noi siamo stati 4 giorni a New York da soli, la nostra classe. E poi siamo andati in un piccolo paesino, si chiamava Northfield, nel Massachusetts, un paesino minuscolo, da queste famiglie che ci hanno ospitato. La gita era una gita organizzata in tutta Italia. Ci siamo ritrovati in aereo con ragazzi di varie città, venivano da varie città perché io facevo una scuola sperimentale, abbastanza innovativa per l'epoca rispetto a quelle che erano le scuole tradizionali. E c'era questo Quindi una progetto, specie di linguistico comunque. sì, però non in tutti i linguistici. Non in tutti i licei linguistici facevano questi scambi, Certo. fra l'altro era anche sovvenzionato dallo Stato perché comunque il viaggio aereo ci fu pagato, quindi insomma c'era più disponibilità sicuramente di ora anche alle scuole. E che E dicevo? in America invece, cioè quando sei stata a New York, com'è stata questa esperienza? Magari hai visto per la prima volta i grattacieli, c'era. New York era come me l'aspettavo, grattacieli enormi, bella, sicuramente affascinante. Per certe cose un po' diversa da come si pensava. Per quello che riguarda la vita La movida. giovanile, la movida, non veniva la parola. Siamo stati, sicuramente perché non conoscevamo posti giusti, però mi ricordo che andavamo in discoteca, in quello che era allora famoso Studio 54,
e non era niente di che, proprio niente. Fu una delusione, fu una delusione. Sì. E invece in l'esperienza in famiglia com'è stata e anche con i compagni di questo paesino? Allora, l'esperienza in famiglia tutto sommato è stata positiva, perché assolutamente è un'esperienza che avrei rifatto. Certamente hanno delle abitudini diverse dalle nostre. Erano ragazzi anche un po' più piccoli, mi sembra, di noi. Non so se avevano un anno o due meno di noi. E noi andavamo, seguivamo le lezioni a scuola e ci facevano le domande di classe, giravamo di classe in classe, certo. Non stavamo sempre nella stessa, anche se lo scambio era stato fatto con una persona, sì, con una classe, e ci facevano le domande, poi anche confrontandoci fra di noi, domande a volte anche o inopportune o livello basso, o anche che ci sembrava dimostravano la poca conoscenza della nostra cultura, del nostro modo di vivere in Europa, probabilmente ci consideravano molto più indietro, molto più arretrati. Molto più arretrati di quello che eravamo in realtà. Domande tipo se avevamo il frigorifero. Mi fu domandato, guarda, questa me la ricordo, se avevamo le cabbage patch, che erano delle bamboline che si trovano sotto i cavoli, sì, andavano di moda all'epoca, certo. Andavano di moda lì come da noi, magari non ce l'avevamo noi di 18 anni, ma l'avevano i bambini, certo. Sì, e quindi non quella fu un po' la delusione, sì, e anche come uscite serali, eravamo giovani, non ce n'erano, alle 9:30, 10 a letto. Probabilmente anche dovuto dal fatto che eravate in un paese più piccolo, non una grande città. Sicuramente, sicuramente. Invece, sempre rimanendo in tema di mezzi, quindi l'aereo, ok, invece il primo mezzo che è stato acquistato per te, qual è stato? La bicicletta. All'età di? Ne ho avute due, anzi tre, però non ero già grande. Ho avuto la biciclettina, ero piccola. Poi la bicicletta più grande, più o meno in terza, quarta elementare, la famosa Graziella. E questa mi ha accompagnato fino a 14 anni, quando mi hanno comprato il motorino. E il motorino, quindi a 14 anni, proprio appena compiuto 14 anni, ti è stato comprato? No, ho finito la terza media. Ah, quindi, sì, 14 sì, anni. Sì, però li avevo già compiuti a febbraio. E che motorino è, te lo ricordi? Ma come no? Era un Garelli, bianco, noi si chiama. Noi? Sì. Ma era quello che volevi? No. Ah. Io volevo lo ciao. Ah. O il ciao, meglio. Il ciao? Il ciao. Si dice, da te si dice lo ciao. Però vabbè. Però non me l'hanno comprato perché dicevano i miei genitori che era come una bicicletta, che non era abbastanza solido, non gli piaceva, e quindi me l'hanno comprato, mi hanno comprato questo Garelli, e io forse ci avevo anche pianto, però poi andava bene, coloramente andava più degli altri, delle mie amiche. E il colore? Bianco. Ah, ricordo, certo. E invece all'età di 18 anni poi ti è stata comprata la macchina? No. La macchina mi è stata comprata a
appena ho trovato lavoro, quindi dopo. E invece in casa, cioè in famiglia, diciamo, quanti mezzi erano presenti? Il tuo motorino e poi? C'era un altro motorino della mia mamma, a parte le biciclette, voglio dire. Certo. Poi c'era un altro motorino del mio babbo, tutti mezzi, vero? Vecchie. E c'era la macchina del mio babbo. Okay. Quindi la macchina? Sì, una macchina, perché la mia mamma, a dire la verità, aveva anche la patente, ma non guidava, quindi due macchine non sarebbero nemmeno servite. Guidava solo il mio babbo. Ho capito. E invece, tipo, per andare a scuola, utilizzavi un mezzo, cioè diciamo partendo naturalmente dalle elementari, dalla scuola elementare, come raggiungevi la scuola? Allora, la scuola elementare era molto vicina a casa mia, quindi a piedi. Quindi andavo a piedi. Ok. Andavo a piedi, i primi tempi mi accompagnava il mio nonno, io abitavo con i nonni anche. E poi andavo anche da sola, iniziarono molto presto a mandarmi da sola, forse in prima mi hanno accompagnata. Poi la seconda? Penso di sì. E in bici ci andavi o andavi sempre a piedi? No, non andavo a piedi, in bici non credo che non mi ci mandavano, probabilmente in bici, ma poi era vicino. Poi dove era ubicata la scuola non sarebbe stato nemmeno possibile andare in bici, perché io non avevo nemmeno necessità di attraversare la strada. Andando in bici sarei dovuta, all'andata dovevo anche andare contromano, quindi che senso avevano? E invece alle medie e poi alle superiori? Allora, alle medie andavo in autobus. Uh-huh. Andavo in autobus e poi a piedi l'ultimo tratto. E alle superiori andavo in motorino. Quando, ad eccezione di un paio di mesi invernali, proprio quando faceva freddo, andavo in motorino, perché andare in motorino per me voleva dire tornare prima, e quindi comunque andavo in motorino. E invece, per quanto riguarda appunto il materiale scolastico, ti ricordi che so, un quaderno, uno zaino particolare che avevi, o materiale scolastico magari riferito a qualche cartone? Allora, all'elementare avevo la cartella. Ce l'hai presente le cartelle? No. Sono cartelle, appunto, una borsa rigida. Con il manico. Sì, con la maniglia, dove con due tuc per chiuderla, dove si mettevano materiale, dove si metteva il materiale scolastico. E questo è per tutte le periodi elementari? Mi pare di sì. Non mi ricordo di aver avuto uno zaino. Sì, forse poi comprai una specie di borsa a tracolla di tela bianca. C'era una cartella, o comunque era una borsa a tracolla di tela bianca. Sì, oltre, dopo questa cartellina avevo comprato questo. E i quaderni invece? I quaderni erano quaderni piccoli, non erano quadernoni. Pochi quadernoni. E quaderni colorati, insomma, cioè quaderni colorati o con figure di animali, avevo ricordo dei quaderni con delle figure di uccelli o di animali, oppure di fumetti tipo, che so, Braccio di Ferro, Geppo. Non capisco. E quando eri piccolina li leggevi fumetti? Sì, leggevo molti fumetti. Tipo? Allora, il primo fumetto che forse ho iniziato a leggere era appunto Geppo, questo diavoletto che era molto semplice, molto facile. E poi Topolino. Topolino. E poi Topolino.
Per quanto riguarda invece il tempo libero, ti ricordi quando, diciamo, quali sono stati i primi momenti, cioè a quale età sei uscita da sola a casa, tipo per vedere le tue amiche? Uscita da Da casa per... casa, tipo io vado Sì. fuori, ecco, sì, già dalle elementari. Io penso già dalla prima elementare, perché comunque abitavo in un posto dove non c'era pericoli, grossi pericoli. La strada non aveva sfondo, comunque c'era una grande fiducia anche nei bambini che non facessero, che non andassero sulla strada. Era quello inteso come l'unico pericolo, altri pericoli Ma non se ne c'erano dei luoghi dove avevano. vi ritrovavate? Beh, più o meno sotto casa, nelle strade Nelle sotto strade casa, sotto sì, casa. dove ci radunavamo i bambini di allora della casa dove abitavo io, dove abita anche magari il palazzo accanto, però non è che ce n'erano tantissimi. Però eravamo diversi perché già solo nel mio palazzo della mia età eravamo tre. Una bambina non veniva mai, a dire la verità, fuori perché già faceva il tempo pieno, i suoi lavoravano, non aveva i nonni in casa, io avendo i nonni. Le scuole finivano a mezzogiorno e mezzo, a scuola dalle 8:30, le elementari a mezzogiorno e mezzo. Mangiavo, facevo i compiti, ma i compiti di allora erano velocissimi. Veramente, C'è potevamo poco, dare pochi, un pochi. esercizio. Un problemino, un pensierino, ma pochi. Non capito. E poi andavo fuori. E invece quando magari anche nel periodo delle medie, delle superiori, ti ricordi quali erano i luoghi di ritrovo principali? Dove vi ritrovavate fra i ragazzi, insomma? Allora, più o meno ho sempre continuato ad uscire con le ragazze che abitavano lì vicino e alle medie andavamo con la bicicletta, magari andavo molto in giro in bici alle medie, in pomeriggio. Vabbè, si giocava a carte, stavamo lì, non è che si frequentassero dei luoghi Non c'era magari l'abitudine di particolari. trovarsi in un bar? No, 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 Ok, ho capito. cioè non c'era, io non ce l'avevo, poi c'era chi poteva averlo, però non c'erano come qua questi circoli dove, che so, ci si ritrova all'ACLI o alla Casa del Popolo o all'MCE, no, io non mi ricordo che ce ne Ad Arezzo fossero ad questo, Arezzo. ok, ho capito. E invece ti ricordi che tipo di musica, se ascoltavi musica, che tipo di musica ti piaceva ascoltare? Se avevi... Da bambina, piccola, le canzoncine, ma quelle dello Zecchino d'Oro, dovevo sempre magari aspettare la mia mamma che me le metteva. Invece, tipo, già con la radio si ascoltavano. Sì, si ascoltavano con la radio quando ero ragazzina, sui 12 anni, c'erano le radio libere, iniziarono e si ascoltava musica. Si partecipava anche a noi perché comunque si richiedevano, le canzoni venivano per lo più richieste, si chiamava. Richiedevi una canzone e, con una dedica, mi pare, tra Esistono anche l'altro, ora, in esiste anche realtà. ora, ma Sì. Ti è capitato di chiamare sì, per dedicare una canzone?
Ma può darsi di sì, sicuramente, non ricordo esattamente, però sì. Invece avevi per caso uno stereo in cui ascoltavi magari la musica o le cassette? Eh sì, cioè avevo più di uno perché poi si è evoluta molto la tecnologia in questo senso. Si ascoltavano le cassette, sì, le cassette, avevo questo. Era uno stereo, più che altro c'era sia la radio che le cassette, si poteva registrare e si registravano anche i brani che mandavano alla radio. Ah, per Quindi comunque cercavi di non prendere le voci o o a volte chiamavi per richiedere una canzone dicendo di non parlare perché la volevi registrare. Immagina l'audio come poteva essere, però sì, si registravano tutti zitti, si registrava Ma qualcosa. cioè fin da quando sei nata è stata sempre presente la radio in casa? Allora, ora qua mi riferisco già ad un tipo di radiolina relativamente moderna. Infatti, Io mi certo. ricordo, sì, è stata sempre presente la radio. Avevo questa radio che fra l'altro credo sia stata buttata via purtroppo, dove c'era la radio sotto e sopra il piatto dove si ascoltavano i dischi in vinile. Sì. Sì, questa c'è sempre stata, sì. Anche prima dei 4 anni, perché io ho cambiato casa che avevo 4 anni, quindi i ricordi che ho di prima vuol dire che ero piccola, Ho c'era questa radio, capito. queste. Invece per quanto riguarda il cinema, proprio andare al cinema era una cosa che facevi sia da piccola che poi in adolescenza? Allora, da piccola andavo con i miei genitori, andavamo al cinema probabilmente al secondo spettacolo delle 5 più o meno, poi si usciva alle 6 e mezzo, alle mezzo 7, andavamo a mangiare una pizza, alle 7 e mezza eravamo già a casa, Ma 8. che cosa andavate a vedere? Allora, non film molto. Allora, a parte qualche cartone mi hanno portata da bambina, mi ricordo sono andata a vedere Biancaneve, sicuramente ho visto Biancaneve, qualche cartone ho visto di sicuro. Poi mi portavano a vedere film che comunque potevano anche piacere ai miei genitori, tipo Bud Spencer e Terence Hill, quelli penso di esservene persa uno. E ho visto film tipo Lo Squalo. E invece più magari in adolescenza ci andavi anche con le sue amiche al cinema o no? Non era abitudine. Sì, la domenica, lo svago domenicale era quello. Andavo al cinema molto presto perché dovevo tornare presto. Andavo al primo spettacolo delle 2:30. E poi credo che dovessi riprendere l'autobus al massimo 5:30-6. Per essere a casa, cioè. Quando finiva. No, no, non per essere a casa cena, in 5 minuti arrivava. Proprio perché c'era questo. Comunque ero abbastanza piccola, prima, seconda media. Ah, ok, ho capito. Allora, ti ricordi se per le festività o per il compleanno era abitudine da parte dei tuoi familiari o amici di fare dei regali? Allora, sì, da parte dei familiari stretti non venivano fatti regali anche
dagli zii, cugini, fra cugini non ce li facevamo i regali, c'era un po' d'attenzione anche a probabilmente non spendere tanto, perché comunque poi eravamo anche diversi, quindi sarebbe stato un costo. Solo compleanni speciali, tipo i 18 anni, quelli sì sono stati festeggiati. È stato fatto anche il regalo anche ai cugini e da parte dei parenti, mentre i compleanni normalmente venivano festeggiati in famiglia con i nonni, entrambi i nonni, quindi i regali venivano fatti dai genitori e dai nonni, spesso o magari ci davano qualche soldino, oppure anche dei regali. Mi ricordo la mia nonna, la mamma di mia mamma, mi faceva anche dei bei regali che andava a comprare anche dell'abbigliamento, comunque o la consigliavano bene, cosa insomma anche anomala da parte di mia Certo, nonna che ti ti faccia. ricordi qualche regalo in particolare da parte della nonna? Ma mi ricordo, per esempio, mi fece un body, un bellino, era carino. Poi, vabbè, le lenzuola, ecco, questa cosa che ora se ti si Un po' presentano come anomala. regalo, con una scatola di lenzuola, però era anche prassi regalare E veniva il apprezzato. corredo. Insomma, Insomma. allora, da parte mia no, però per esempio avevo una cugina che aveva la mia età, un anno più, lei andava anche a comprarseli, andavamo, c'era un ingrosso vicino a casa nostra dove andavamo a comprare, non so come si poteva entrare, se qualcuno aveva una tessera di chi lavorava, non Certo. so, non so quale posto, dove si poteva andare, e si comprava biancheria ad un prezzo più basso. Avevano anche appunto lenzuola e lei se li comprava anche a 14-15 anni, era così contenta. A me qualcosa mi compravano, ma non è che ero proprio. E invece qualche altro regalo che ti ricordi anche da parte dei genitori? Allora, il regalo più bello che ho ricevuto a 18 anni, quando mi hanno regalato lo stereo, che io lo desideravo tantissimo, però era costoso e mi dicevano che non me lo compravano, mi dicevano di no. Poi mi fecero questa sorpresa, proprio una sorpresa, fu bello perché non me l'aspettavo, e lì veramente mi ricordo ancora uno dei pochi regali che mi ha anche emozionata. Sì. Avevi un salvadanaio? Sì, avevo un salvadanaio in metallo, tipo una cassettina di sicurezza, che mi era stato dato, ci veniva dato dalla nostra banca, dalla Banca Popolare dell'Etruria, abbastanza famosa in questi ultimi tempi, e era un salvadanaio dove la chiave non ci veniva consegnata, ma ce l'avevano loro in banca e noi si doveva risparmiare, e poi si doveva portare questo salvadanaio in banca dove veniva aperto e venivano versati questi piccoli risparmi dei bambini in un conto. Io mi ricordo che quando sono andata poi a ritirare tutti i miei risparmi, ci sono poi rimasta molto male perché non erano più niente, l'inflazione era molto alta, L'inflazione. l'inflazione in quel periodo, e quindi tutti i soldini che io avevo messo da parte, che non erano poi nemmeno pochissimi all'epoca, quando dopo qualche anno sono andata a riprenderli, erano diventati poco e Non avevano niente. fruttato molto. No, perché gli interessi ai bambini in questo conto erano pressoché nulli, pochissimo rispetto a quello che erano gli interessi dati nei conto correnti o in altre forme di risparmio, perché
c'era l'inflazione molto alta. Quindi ecco, fu una piccola delusione da questa banca, sì. E invece, toccando un attimo l'argomento vacanze, quindi spostandoci un attimo, no? Era abitudine anche in famiglia fare vacanze, cioè, oppure magari si limitavano a delle gite domenicali, insomma, come eri abituata fin da piccola? Allora, le gite domenicali venivano fatte, qualcosa andavamo, soprattutto d'estate, nei mesi estivi, nulla di che, andavamo in campagna, magari portavamo dietro il tavolino, le sedie, facevamo un picnic, all'aria aperta. A me Sempre piaceva. in Toscana? Sì, sempre in Toscana, ma addirittura proprio lì vicino, nei posti vicini, magari andavamo insieme a qualche zia, quindi io potevo giocare con i cugini, era Certo. divertente, era piacevole. Vacanze se ne facevano, modeste, comunque abbiamo iniziato a farle, dopo che i miei genitori hanno comprato la casa. Perché hanno comprato la casa nel 70, perché mia sorella è nata lì, è del 71, e hanno voluto comprare la casa senza prendere mutuo per una certa riluttanza, avevano paura, avevano proprio paura di potersi esporre. Diversamente da come uno farebbe ora, Adesso. e quindi hanno risparmiato tanto per mettere i soldi da parte, acquistare questa casa, e poi dopodiché abbiamo iniziato ad andare in vacanza, vacanze, come ti dicevo, modeste, Certo. andavamo in tenda. Prima in tenda, poi con la roulotte, quindi in campeggio. Una tenda, cioè dove dormivate tutti e quattro insieme? No, eravamo sei insieme, Ah, perché c'erano anche i miei nonni. giusto. Allora, la tenda era una tenda grande con due camere separate. Sì. Queste tende a casetta, ora non so nemmeno se le hai mai Sì, ci sono. viste. C'erano due camere, in una dormivano i miei nonni, e a loro avevano anche comprato due lettini proprio a molle con il materassino, perché evidentemente dovevano stare più comodi, e noi dormivamo in un materasso gonfiabile. Ti ricordi dove andavi con questa tenda? Principalmente a Marina di Grosseto. Una volta siamo andati allora, le vacanze in agosto le facevamo a Marina di Grosseto, quindi fino a che non abbiamo comprato la roulotte. Anzi, un anno siamo andati anche in tenda in Calabria, comunque. Poi mio babbo aveva anche una settimana di ferie, miei avevano una settimana di ferie intorno a giugno, e lì magari si vedevano altri posti, mi ricordo di Venezia e lì vicino, forse andavamo, siamo andati a Casal Borsetti, non che siamo andati in tenda a Venezia, però probabilmente ci siamo appoggiati a un campeggio lì vicino e siamo andati a vedere Venezia e al mare, lì al mare Adriatico. Poi andavamo spesso a Recanati, nelle Marche. Poi siamo andati in Puglia, siamo Questo sempre andati. in tenda? No, no, scusa, avevamo già la roulotte, sì. Ah, ok. Siamo. A che età avete comprato? Cioè, te quanti anni avevi quando avete comprato? 10, penso 10? 10, 10-11. E poi abbiamo fatto un giro della Liguria, insomma, comunque un pochettino si viaggiava.
Invece con le amiche hai iniziato a fare vacanze a che età? La prima vacanza che ho fatto da sola è stata la vacanza studio in Inghilterra, avevo 18 Quella di anni. cui abbiamo parlato Sì. già. E poi l'anno successivo sono andata a Rimini, sempre con una mia amica. Poi sono andata in Grecia in nave, 3 giorni andare, 2 a tornare. Quindi è stato un bel viaggio. Poi sono andata a Malta. Poi sono tornata in America con un'amica da me sola. Poi dove sono andata? Abbiamo iniziato a sciare, quindi siamo andati alle Desalles. Comunque sì, vari viaggi. Sì, finché non ho conosciuto il babbo. Vabbè, basta aereo, basta tutto. E bene, grazie del tempo e grazie del racconto e insomma, del racconto della tua vita e quello Ci siamo che ci detti. siamo detti.